La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza visita l'Istituto degli Innocenti di Firenze, un incontro che rafforza il rapporto tra l'istituto che si occupa dei bambini abbandonati e il governo. C'è ancora molto da fare, per esempio, sul DDL Pillon, dal nome del senatore che l'ha proposto. Dobbiamo dare piena parità alle due figure genitoriali, la figura del padre e la figura della madre. Nessuna delle due deve essere sacrificata a discapito dell'altra. Questo è l'equilibrio che dobbiamo raggiungere. Per fare questo, cercheremo di discutere con tutti, di parlare con tutti, perché il superiore interesse del minore è qualcosa che ci sta molto a cuore. Allo stesso tempo, non possiamo più, ritardare una riforma del diritto di famiglia che vada nel senso di accelerare i tempi e di ridare equilibrio alle figure genitoriali, perché molto spesso oggi i bambini rischiano di perdere una delle figure genitoriali con la separazione dei genitori. Non possiamo permetterci questo rischio. Fiore all'occhiello dell'istituto è il progetto serio che punta a far scoprire le proprie origini. Non è semplice trovare la mamma o guardarla negli occhi. Bisogna avere anche un supporto psicologico e questo noi lo possiamo fare grazie a un'equipe che è stata individuata e che ha veramente il compito di seguire passo passo il cammino per poter poi arrivare al raggiungimento con l'unione con la vera mamma. Non è semplice. Le sensazioni sono tante, le emozioni sono tante sono emozioni che riguardano non solo gli adottati, che riguardano anche le famiglie che hanno adottato, ma riguardano anche la mamma che ha abbandonato il proprio bambino. Rimane sempre la condizione che se la madre rifiuta il contatto o il dover riconoscere il proprio figlio, rimane sempre in anonimato.